Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi show numero 238, Giorgione. Non c'è Giorgione, sono da solo. Però sarò da solo ancora per pochi istanti, perché per questa puntata ho deciso di invitare Marco Pinotti, ex professionista di altissimo livello e ora preparatore al team Geico Aulla. Con lui parleremo di questa ultima settimana di Tour de France e andremo a approfondire alcune tematiche molto interessanti che riguardano i top rider di questo Tour de France 2023. Lead Story! Ciao Marco! Ciao Alan. Come stai? Ti ricordi quando eravamo in ritiro insieme in altura sul Bernina? 17 anni fa, nel 2006. Marco era professionista, sì. Si preparava per il mondiale, io ero under 23 e facciamo il ritiro tutti insieme, under 23, anzi tu eri l'unico pro, mi ricordo. Vero, un ritiro con Sandro Callari. Sandro Callari, sì. Eravamo in camera assieme, ma sì, ti ricordi quel ritiro? 15 Luis, giorni, bellissimo. Per te era quasi la normalità, non soffrivi come noi, poveri giovani, che eravamo là a faticare tutti i giorni a fare i rulli in cima alla salita, ti ricordi? Nel garage del Bernina, sì. Allora Pino, andiamo al Tour de France. Tu hai seguito Simon Yates, sei il suo preparatore, sei soddisfatto della sua performance? Sì, sì. Insomma, direi, quarto posto, ottimo. Direi. Che diciamo, l'obiettivo realistico iniziale era nei primi cinque, pienamente centrato. Come si erano messe le cose, penso che avrebbe potuto puntare al podio, però gli imprevisti, è stata una gara piena di imprevisti, piena di sorprese, piacevole da seguire, credo. L'ha fatto bellissimo. È uno dei più bei tour della storia, secondo me, insieme a quello dello scorso anno. È mancata la vittoria di tappa a Simon, però ecco, diciamo che è stato per lui... Doveva mettersi d'accordo con suo fratello. Cioè, la prima tappa lì, sì, magari sì. Faceva un accordino, no? Aveva qualcosa in più, Adam. Però ha rimontato moltissimo Simon. Sì, diciamo settimana. Che ha avuto il terzo weekend, quindi diciamo quello sulle Alpi, prima del secondo giorno di riposo. Un paio di giorni in cui per un paio di episodi non proprio, cioè è stato un po' sfortunato, ha dovuto recuperare un buco in discesa in una frangente che gli è costato tanto, e altrimenti senza di quello penso che sarebbe davvero rimasto sul podio, perché in tante occasioni, in più occasioni è stato più forte del fratello, però in quelle due occasioni in cui non era, ha fatto questi errori o comunque circostanze di corsa lo hanno fatto in modo che Simon perdesse quel distacco che poi non è più riuscito a recuperare. Spieghiamo anche com'è possibile a volte che i corridori magari a metà tour sono in crisi nera e poi nei giorni successivi vanno molto più forte. A volte qualcuno si chiede questa cosa. Perché dipende se questa succede, crisi ha una spiegazione, diciamo, che a volte non si vede in televisione o lo spettatore normale non si capisce. Nel caso di Simon, diciamo la tappa di Morzin, credo, c'è stato un buco in discesa, lui nel gruppo degli uomini di classifica, lui è rimasto un po' indietro, questo buco da poche decine di metri sono diventati 15 secondi e lui insieme ad Harper, insieme a Gala ha dovuto chiudere. Ha fatto un fuorigiri chiudere. Un fuorigiri, ha fatto una salita in più e quando sono rientrati poco dopo iniziava la salita vera e quindi Simon era già al limite, ha dovuto farla, si è staccato subito, ha fatto col suo passo, ha fatto un'ora da solo. E ha preso 3 minuti. E questo gli ha pagato non solo quel giorno lì, ma anche il giorno dopo. Ripresosi da quello, grazie al giorno di riposo e a un mezzo giorno di carico, che è la cronometro, è tornato in crescita, o è tornato al livello che era prima. Ecco, andiamo appunto alla cronometro. La settimana scorsa ho fatto la Lead Story con Moreno Moser, in cui esaltavamo questa incertezza, questa grande incertezza al Tour de France. C'erano 10 secondi tra Vingegaard e Pogacar. E pensavo che fino alla fine il divario tra i due sarebbe rimasto minimo dentro il minuto. Poi il giorno dopo cronometro, Vingegaard da 1 minuto e 40 a Pogacar e il giorno dopo gliene da 5. Cos'è successo in quei 2 giorni? Perché una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare vedere tanta gente, ma non solo, anche tanti giornalisti alimentare l'ombra del sospetto su Vingegaard. Cioè, allora, possiamo spiegare queste performance in maniera corretta, senza alimentare sospetti? Visto che tu sei molto competente, lavori con uno dei top rider al mondo, Simon Yates, che ha fatto quarto al tour, quindi chi meglio di te può spiegarci allora, questa cosa? Posso dire, inizialmente anch'io sono rimasto
a bocca aperta, diciamo, guardando il risultato del cronometro. Mi ricordo che avevo appena terminato la prova di Yates, che aveva finito col secondo tempo dietro a Van Aert, poi sono arrivato Bilbao, l'ho battuto di pochi secondi, poi sono arrivati i primi due e l'hanno battuto, uno di tanto e l'altro ancora di più. E, però ecco, diciamo, quando durante la prova ho avuto l'impressione che Simon non stesse facendo una prova eccezionale, soprattutto nell'ultima parte della gara, e mi ha sorpreso anche il suo quinto posto, quindi mi sono detto, e l'ho avuto a conferma poi guardando i dati di Simon, beh, effettivamente poteva fare qualcosa in più Simon, e anche gli altri sono rimasti un po' al di sotto, diciamo, delle loro possibilità. E poi abbiamo visto Pogacar che ha fatto una prova eccezionale, diciamo, sì, con un minuto sul terzo posto. Esatto. Però è partito con un herpes labiale. Vedi che fisicamente era un po' stressato. Era molto stressato, secondo me, non è una cosa normale. Il giorno dopo ha preso una bambola di 5 minuti, quindi non era Pogacar al 100% della sua condizione. Mentre d'altra parte, secondo me, Vingegaard ha avuto, diciamo, all'interno di un giro preparato nei minimi dettagli, ha avuto anche una giornata di grazia. Probabilmente ha aspettato anche dentro di sé psicologicamente questa prova per poter, diciamo, dare una risposta un po' anche a tutte le varie critiche, perché Pogacar è più spettacolare, aspetta che arrivi la cronometro, pensava lui. Il modo da cui si è lanciato dalla rampa, insomma, ha aggredito la corsa. Mi ha fatto l'impressione di un leone che venisse lasciato dalla gabbia. La cosa che tanti hanno sottovalutato è a livello tecnico. La prova che ha fatto Vingegaard è proprio superiore a livello di guida della bici, cioè ha fatto una discesa folle. Infatti si stima che in discesa abbia dato, nei tratti comunque più veloci, abbia dato quasi 18 secondi allo sloveno. Sì, improbabile, tra curve e discesa, insomma, mi ha già dato paura. Restano comunque più di un minuto, diciamo, dovuto alla pura prestazione fisica, però messo nell'insieme da... No, però facendo la somma di tutti quanti i fattori, anche il fatto che non abbia cambiato bici, secondo me l'ha favorito sicuramente la scelta tecnica, in più oltre la performance ovviamente, però se mettiamo tutto quanto insieme ci può stare, vuol dire che lui, 1 minuto 40 Pogacar. Psicologicamente è stata una prova, è riuscito a dare il meglio di se stesso in quella prova lì, perché quando uno anche ha questa fiducia nelle proprie possibilità in discesa, nelle curve, vuol dire che è in giornata di grazie. Sì, in più sicuramente non ha lasciato nulla al caso, perché lui è uno che usa tantissimo la bici da crono, in più ha provato più volte il percorso, conosceva a menadito tutti i dettagli tecnici del tracciato, e appunto questo ha dato i suoi frutti sicuramente. L'altra cosa, la scelta tra cambio bici o non cambio bici, dipende un po' dal materiale che le due squadre avevano a disposizione. Diciamo che probabilmente nel caso di Pogacar forse valeva la pena farla, ma guardando le immagini non è stato un cambio proprio, anche se ho sentito dire che è stato provato più volte, non è stato un cambio eccezionale. Cioè Pogacar che si mette a dare la bicicletta a due spettatrici in parte della strada non è stato un bel vedere. No, direi proprio di no. Ma per quello che riguarda la stima della performance, dei watt pro chilo fatti da Vingegaard, cosa ne pensi? Qua si stima che per 13 minuti e 21 abbia ottenuto il 7,6 watt pro chilo. Allora, qui penso quello che penso ogni volta che leggo queste cose qua. Di la tua, dai Pino! Sono stime. Fammi godere. Sono stime. Per quanto accurate, i dati reali... Ma l'ho prese con le pinze. No, l'ho prese... Ma molto con le pinze, perché i dati accurati li conosce solo Vingegaard, ma ecco. Anche lui deve prendere un po' con le pinze, perché si tratta di uno strumento e cui sono soggetti a errori. Quindi estrapolare delle conclusioni, sospetti sulla base di dati stimati, di cui non si conoscono, secondo me è un grosso errore. L'altra cosa, anche se fossero non 7,6, 8 watt per chilo o 9 watt per chilo, un numero, cioè, non bisogna mettere dei, cioè, non vuol dire niente, perché, o vuol dire, non vuol dire, non è bianco o nero, perché non possiamo mettere dei limiti alla prestazione umana. Certo. Cioè, non, ci sono dei limiti teorici. Poi altra cosa, come fanno a conoscere il CDA di Vingegaard? Soprattutto quello, perché secondo me l'errore grosso frontale con l'aria. Ci sono dei fattori che non sono misurabili, e quindi io, allora, dalle stime che ho io, dei dati in possesso di Yates, che vabbè, è arrivato a 3 minuti,
però dico, la salita non l'ha fatta piano, soprattutto nella prima parte. I dati di Vingegaard sono un po' più bassi, sono dei valori eccezionali, ma non sono un po' più bassi di quelli che sono stati stimati. Però anche in questo caso qua, anche lo strumento di Simonier potrebbe essere inaccurato. Quindi cioè, stiamo ragionando su ipotesi dell'ipotesi, ma in ogni caso non, è bello fare queste conti qua. Alla fine che conta è il cronometro, è quanto la velocità che fanno questi atleti qui. Però non dimentichiamo che, cioè non dimentichiamo, lo dico agli spettatori, la stessa salita è stata fatta in corsa al giro del delfinato nel 2020, a inizio gara, tutti freschi, 18 corridori hanno fatto meglio del tempo di Vingegaard e di Ciccone. Quindi cioè, voglio dire, e anche lì era all'inizio una tappa di un tappone, quindi ci avevano messo nel contesto questi dati qui, lasciano il tempo che trovano. Quello che dico io, ma prima di alimentare dubbi e sospetti, perché non si analizza a 360 gradi la situazione, la performance? Perché alla fine fa meno click, forse? Probabilmente. Cioè, fa più click alimentare il sospetto costantemente. Perché è stato veramente vergognoso l'atteggiamento di tante persone. Adesso io sono un avversario, cosa. Però non ho... Cioè, bisogna avere rispetto per il lavoro che la Jumbo Visma ha fatto, che la UAE ha fatto, che tutti i corridori fanno, e non è... lasciamo stare i soliti discorsi, non è più il ciclismo di 20 anni fa, cioè una prova così, cioè, perché se non ci sono sospetti, se non ci sono prove, è inutile alimentarli, inutilmente. Cioè, non è... Ma intanto si può discutere comunque analizzando come stiamo facendo adesso, già apri un po' gli occhi a tanti che magari sono sempre ancorati a quel pensiero, a quella fissa, no? Che quello che riesce a vincere un Tour de France non può farlo con le sue forze. Cioè, questa cosa tanti ce l'hanno e non gliela togli dalla testa. Però analizzando, facendo queste discussioni riguardo a questo tema, fai un po' di chiarezza. Ma allora, ci sono negli ambiti delle prestazioni umane, ci sono in tutti i campi, ci sono delle eccezioni. E le persone che sono al Giro di Francia, che partono al Giro di Francia, sono atleti eccezionali. Tra questi ci sono quelli che lo vincono, sono per forza degli atleti eccezionali, con qualità fisiche eccezionali. Vingegaard, suo primo tour 2 anni fa, ha fatto secondo, l'anno scorso l'ha vinto, quest'anno certo. L'ha vinto, è giovane, cioè non ci vedo niente di strano. Non è che dal niente ha vinto, no, cioè, comunque due anni fa ha fatto secondo, l'anno scorso l'ha vinto, quest'anno La Vuelta 2020, forse il primo anno prossimo, è stato un aiuto fondamentale per Roglic in salita, quindi cioè, con il supporto della squadra più ricca, non è che una squadra che ha fatto tanti errori in passato di gestione tecnica della corsa, penso che si sono migliorati sotto questo punto di vista e stavolta non si sono fatti trovare impreparati per la cronometro che hanno giustamente loro identificato come il punto chiave di questo Giro di Francia. Poi il giorno successivo Pogacar ha avuto una giornata storta, è crollato e ha preso 5 minuti, 5 minuti e mezzo da Vingegaard. Però quelli che lottavano per la classifica da Jonas hanno preso 2 minuti, 2 minuti e mezzo, quindi distacchi normalissimi. Cioè, nel senso, Pogacar ha avuto un crollo, è stata una giornata anomala, quindi questa grande differenza è venuta anche per questo motivo. Cioè, Vingegaard è più forte, ma non è tanto più forte, secondo me, da dover alimentare dei sospetti su di lui. Cioè, se hai dei sospetti su di lui, devi averli anche ovviamente su Pogacar, perché nel senso... O come qualcuno li ha alimentati due anni fa quando Pogacar ha battuto Roglic. È la stessa identica situazione, una situazione diciamo di un corridore in giornata di grazia, un corridore fortissimo in giornata di grazia, e dall'altra parte un altro corridore la cui preparazione psicofisica per quell'evento non è stata ottimale. È caduto 2 anni fa con Roglic. 3 anni fa ormai con Roglic e penso anche con Pogacar non era nelle condizioni psicofisiche ottimali, dimostrato dal giorno dopo, dimostrato anche da una preparazione complice la caduta alla Ligi Bastogliesi non ottimale, però ecco che al di là di questo cioè non è che se uno vince con poco non è sospettoso, se vince con tanto è sospettoso. No, ma io, cioè... si parla della stupidità di certi commenti, di certi articoli. Se non c'è, non, senza avere le basi di una delle prove, è inutile, cioè stiamo qua parlando, sono chiacchiere da bar.
Volevo leggerti questo commento di un nostro follower che dice: è uscita la notizia che Vingegaard a 17 anni in un test fece segnare 97 ml per chilogrammo al minuto di VO2, test VO2 max. E a quanto pare il valore più alto mai registrato in un essere umano. Questo non so se l'ha scritto, che giornalista l'abbia scritto, vabbè. E dopo anni di professionismo, qui parliamo era juniores, a quanto potrebbe essere arrivato? Cioè non cambia? No, diciamo che un valore, il massimo consumo di ossigeno è geneticamente predeterminato, poi ovviamente se il Vingegaard viene allenato o meno, ma penso che quando ha testato quello lì facesse già parte di una squadra, quindi fosse allenato, però sono valori anche quelli misurati con strumenti che possono avere degli errori e che possono cambiare a seconda del tipo di protocollo che uno può usare. Uno può, però diciamo, sicuramente è un valore eccezionale, un valore che aiuta. Uno non può vincere il Giro di Francia se ha 68, ecco, di massimo consumo. Il valore di base ci deve essere eccezionale. Però è un valore che dà una misura del motore, ma non dice tutto, non basta da solo per vincere il Giro di Francia, serve quello, magari una misura, diciamo, si può semplificando, è sufficiente ma non necessaria. È sufficiente avere, è necessaria avere un valore alto di consumo di ossigeno, ma non è sufficiente per vincere il Giro di Francia. Un altro ci ha scritto: che cosa può portare ad un cambiamento così repentino di condizione in un corridore, parlando della performance di Vingegaard? Ma questo ha già risposto a questa domanda, cioè c'è un calo di performance degli altri corridori, cioè in questo caso è Pogacar che è andato un pochino sotto le aspettative e Vingegaard è andato comunque molto forte, cioè non è Vingegaard che va tanto di più alla terza settimana, il concetto era questo. Sì, ma cosa, per rispondere alla domanda, cosa può determinare? Tanti fattori, in primis magari una alimentazione durante e post tappa non ottimale, o magari, e che poi magari consegue un sonno non completamente, che non ti permette di recuperare, magari non so, da qualche motivo il corridore è un po' più stanco, quindi il sonno non è così riposante, quindi il giorno dopo si sveglia ancora, diciamo, in fase che ha bisogno ancora di qualche ora di recupero, però c'era da fare la tappa e quindi parte e già non è completamente ristabilito l'equilibrio omeostatico del suo organismo. E questo succede un po' in tutti i corridori, la capacità di recuperare è una delle caratteristiche che hanno i vincitori dei grandi giri. Pensi che l'infortunio di Pogacar subito dal 10 abbia potuto condizionarlo un pochino? Sì, penso di sì, perché il calo nella terza settimana o comunque nella cronometro nel giorno dopo, uno dei motivi potrebbe essere quello che gli è mancata una base aerobica. Che... Però lo scorso anno ha preso 4-5 minuti in classifica uguale, cioè, quindi ed è arrivato perfetto. Diciamo che l'anno scorso è mancato più supporto, forse è rimasto isolato più volte. Quest'anno penso che Pogacar avesse una squadra più forte di quella di Vingegaard in salita, e invece l'anno scorso è mancata più la squadra di Pogacar. Poi magari diciamo, gli è mancato queste 2-3 settimane in cui gli è mancata una certa base di allenamento, secondo me, e poi tra i due Vingegaard è il più scalatore in ogni caso. Ecco, facciamo chiarezza anche su questo. Vingegaard è proprio come caratteristiche fatto per rendere in un grande giro a tappe. Ha 60 kg di peso, Pogacar ne ha 66, già qui c'è una differenza netta. Sì, questa differenza di peso è importante soprattutto al Giro di Francia, perché diciamo magari Pogacar è avvantaggiato tra virgolette a cronometro nelle tappe più piatte, perché la potenza assoluta per forza di cose è più alta rispetto a Vingegaard. Però quando c'è da andare in salita agli stessi watt kilo, anche se Vingegaard deve stare un pochino più alto perché le questioni, la bicicletta per lui è un pochino più pesante essendo il limite a 6-8, diciamo che per produrre gli stessi watt Pogacar deve produrre watt assoluti, cioè per prendere la stessa velocità in salita deve produrre watt assoluti più alti, e siccome sono di più alla fine è una caldaia che brucia di più, quindi fa molto più calore, e alla fine questo è uno dei motivi per cui mi sembra che Pogacar soffra più di Vingegaard il caldo, okay. Perché se Vingegaard sale a 400 watt per fare lo stesso passo Pogacar andare a 430, che il motore prende più la scaldata è una caldaia più potente, ironico, quindi sì. Fa più calore, ma a un certo punto questo calore non riesce più a dissiparlo. Infatti poi lui all'inizio della stessa settimana ha avuto un leggero calo, può essere anche per questo. Cioè... può darsi, sì, perché c'è stata, diciamo, un'ondata di caldo, come ormai sono comuni a luglio,
l'impressione che ho avuto io è che la Jumbo abbia anche, diciamo, anche ottimizzato il cooling durante prima e durante la gara, soprattutto a cronometro. Comunque a oggi, se i valori sono questi, sarà difficile per Pogacar battere Vingegaard in un grande giro a tappe al Tour de France. Sarà sempre più difficile perché adesso, diciamo, ne ha persi due consecutivi e l'altro prende fiducia. E, diciamo, resta dubbi di una preparazione un po' imprecisa, però... Cioè, ma secondo me ha margine comunque Pogacar di miglioramento per quello che riguarda la gestione, quello che riguarda tutto il pre, cioè l'allenamento, la gestione di tutto. Sì, a margine, 360 gradi. Margine c'è perché la preparazione non è stata ottimale quest'anno. Non è stata ottimale. Sì, quindi... Non deve cambiare magari la sua indole, però è anche, non vorrei dire, però tutti questi accelerazioni, volate, non lo so, lo sanno queste solo fiammate. Lui, queste fiammate qua. Dovrebbe fare meno? E però ci divertiamo di meno noi dopo, Pino. Fanno divertire lo spettatore, io per primo. Ma secondo te, Pino, poi chiudiamo, ma dovrebbe dedicarsi quindi più alla preparazione per un grande giro, sacrificando maggiormente le classiche di inizio stagione? Beh, una volta cioè, fare un po' più il percorso simile a quello di Vingegaard. Una volta che ha vinto tutte le classiche... Secondo me sì. Difficile però, quando uno come, cioè come Pogacar che ha le classiche Fiandre, Liegi, Freccia, è là i primi due. L'impressione è che si diverta tantissimo a fare le classiche, quindi... Io lo lascerei così com'è, sinceramente. Infatti sono d'accordo con questo te. È amato da tutti e pazienza sempre. Due tour li ha già vinti, dici. Due tour li ha già vinti, a oggi ne ha vinti due come Vingegaard, con la differenza che ha vinto anche quattro classiche in monumento in più, quindi... Cerchi di vincere il Giro d'Italia. Esatto, io fossi lui proverei a vincere il Giro, no? Prossimo anno. Potrebbe. Però ha già dichiarato che andrà al Tour, eh? Intanto e Vingegaard va alla Vuelta. Vedremo. Voglio vederlo alla partenza. Per chiudere la Lead Story, una piccola menzione a Giulio Ciccone, che ha fatto una cosa meravigliosa, è riuscito a portare a casa la maglia Poix. Sì, impresa sì. Non facile, non facile la maglia Poix al Tour. Non facile in questo, dura. Soprattutto in questi... con questo sistema di punteggi che, diciamo, niente, senza togliere nulla a quelli che l'hanno vinta in precedenza, ma in precedenza si poteva vincere con le fughe nelle tappe meno importanti. Adesso non la vinci se non passi per primo sulle grandi salite. Giulio Ciccone è riuscito a farlo. La vinta di gambe, ragazzi. Tutti i giorni deve essere. Si vince sempre di gambe, ma si vince di gambe dove conta, andando in salita. È andato forte in salita e tant'è che è stato l'italiano più vicino alla vittoria di tappa, secondo la tappa. È andato fortissimo, a volte criticato, perché sai, spesso gli italiani sono un po' criticoni, no? Abbiamo un corridore forte, però che magari non ti vince il Giro d'Italia, ecco, questo è un corridoretto, non e vale non dimentichiamo Ciccone che era partito per fare bene al Giro d'Italia, ha avuto il Covid, quindi ha dovuto, diciamo, rivedere la preparazione, ma è stato bravo a essere concentrato con nel mezzo un matrimonio. Ma il ciclismo è difficile, tanto competitivo, il livello è altissimo. Avere un corridore italiano che è là, che vince una maglia, la maglia Poix al Tour de France, è la seconda maglia più roba. Importante. La seconda maglia più importante dopo la Vuelta, la maglia gialla. Vabbè, caro Pino, ti ringrazio per essere stato qui ospite con noi e spero di riverti come ospite a breve. Sei qui in zona, ogni tanto potresti passare a fare una chiacchierata. Volentieri. E noi andiamo avanti intanto con lo show. Ti lascio andare, Pino. Ti lascio andare. Okay. Ciao. Andiamo avanti. Vi ricordo che su GCN Plus potrete seguire il Giro di Vallonia che si concluderà domani. Vi ricordo che la prima tappa è stata vinta da Pippo Ganna allo sprint. È stato davvero interessante vedere Super Pippo fare uno sprint con un gruppo così numeroso e dimostra così di essere in grande condizione in vista del Mondiale di Glasgow, tra l'altro un percorso molto adatto alle sue caratteristiche. Su GCN Plus potrete seguire anche il Tour de France femminile, il Tour de Femme, che si concluderà domenica 30 luglio. Sabato 29 ci sarà la classica del San Sebastian e domenica 30 il circuito del Ghecio. Su GCN Plus è uscito oggi un nuovo documentario che parla dell'Angliru. Il mio collega Conor Dunn è andato su quelle strade terribili, pendenze, tra l'altro io ho avuto anche modo di farlo nel 2011 alla Vuelta, salita terribile. Ha percorso comunque questa salita con l'ex professionista David Miller, che
Nel 2002, nel corso della tappa della Vuelta, che si concludeva proprio sull'Angliru, cadde per ben due volte e decise poi di non tagliare il traguardo per protesta, perché quel giorno le condizioni erano davvero proibitive per colpa di pioggia e nebbia. Oltre a David Miller, dentro al documentario ci saranno anche gli ex professionisti Cesc Rubiera e Samuel Sanchez, che parleranno di cosa significa per loro l'Angliru. Cycling Inspiration, la sfida delle foto caricate sull'app di GCN. Andiamo con il terzo posto. C'è una bella graffiella. La mia ispirazione, l'autore è Sibilo76, Dolomiti, Superbike, 7 luglio 2023, giorno prima della gara, allenamento di rifinitura. Arrivo a Villa Bassa e vedo lei. La mia cycling inspiration vola e penso ad Alan che con lei ha affrontato lo Zoncolan. 8 luglio, giorno della gara, ammetto che più volte salendo il Croda Rossa o al rifugio Baranci ho ripensato a lei e alla sofferenza di Alan ed è stato veramente ispirante. Anch'io ho vinto la mia sfida, 123 km e 3300 metri di dislivello, con accanto un impattato come me con una graffiella rossa. Grazie Alan, grazie GCN. Ma non rievoca brutti ricordi però questa graffiella, caro Sibilo. Cioè, è stata una bella un'esperienza forte, più che bella. Un'esperienza forte che, insomma, non consiglio proprio a tutti, Secondo posto, Danny Lux 63. Castelluccio di Norcia, le fioriture. Una lacrima di paradiso caduta sulla terra da godere fino in fondo con un giro in bici. Bella, bellissima foto, davvero. Primo posto, 11STV11. Turchia Mon Amour. Quando decidi che il modo migliore per visitare una nuova meta è in sella alla tua passione. Si rispolverano le ruote grasse e via tutto il giorno fra le valli della Cappadocia. Grandi risate quando sbagli e ti tocca risalire una foresta bici in spalla. Ma d'altronde, come potevo visitare la Love Valley senza la mia dolce metà? Beh, modo alternativo per fare le vacanze in bicicletta all'avventura. Non male. Sarebbe da fare, però lo lascio fare voi per adesso. Poi magari quando mi verrà l'ispirazione di fare un viaggio del genere ve lo farò sapere. Andiamo con il Parco Bici. Parco Bici Marco Ruggero ha caricato questa foto. È una foto, dice che la sua prima bici è una Chiorda. Chiorda Gran Premio. Una bici che sinceramente non conoscevo. Non l'avevo mai vista. Particolare. No, non so, fatemi sapere, voi conoscevate già la Chiorda? Io la prima volta che la vedo. Comunque, bravo, bravo Marco. Mi raccomando, continuate a caricare le vostre foto sulla Saga Inspiration e sul Parco Bici. Andiamo avanti. Gente che fa cose. Ci scrive l'admin della pagina Instagram Verso la fine del mondo. Non conosco il nome perché nella mail si è dimenticato di mettere il nome, vabbè. Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti per tutto quello che fate. Per la vostra rubrica Gente che fa cose abbiamo pensato vi potesse far piacere parlare del nostro progetto. Sabato 22 luglio partiremo in bici da Montagnana, splendida città murata in provincia di Padova. In circa 20 giorni arriveremo a Capo Nord, il punto più a nord d'Europa. Mappa. Il nostro progetto infatti si chiama Verso la fine del mondo, che è una frase che si può intendere in due modi. Verso la fine del mondo in senso geografico, Capo Nord appunto, verso la fine del mondo in senso ambientale. Il progetto infatti è stato organizzato dall'associazione Raccoglitori di Inciviltà Altrui, che conta centinaia di volontari in Veneto e non solo, impegnati nella raccolta di rifiuti abbandonati in natura. L'idea nasce proprio dal voler testimoniare i cambiamenti dell'ambiente e le differenze culturali sul tema rifiuti e ambiente tra i vari stati europei. Tra le decine di sponsor che stanno credendo nel nostro progetto c'è anche lo storico marchio Carrera, che fornirà le biciclette, 4 gravel e vabbè, insomma, parla dei suoi sponsor e il tutto diventerà poi un documentario che faremo girare online per le scuole. Inoltre in macchina ci seguirà anche il famoso youtuber Sinnaghiri per testimoniare il viaggio dal punto di vista del viaggiare sostenibile in auto. Spero di avervi trasmesso tutto il valore di questo progetto a cui ormai lavoriamo da 2 anni con grande passione. Mettiamo qui in sovrimpressione il sito web e il link della pagina Instagram per chi fosse
interessato a seguire questa impresa, sicuramente questo è, ecco, un fare cose che parla di avventura, ma anche di progetti che vanno a sensibilizzare riguardo al tema dell'ambiente. Sicuramente molto interessante. Come interessante anche questa specie di impresa di Davide Zandonella, che sta facendo un'esplorazione in bicicletta e parapendio della cordigliera centroasiatica, ossia la catena montuosa che parte dall'Himalaya a sud e arriva fino al Tien Shan a nord, passando per Karakorum, Karakorum e Pamir, il tutto in solitaria e unsupported. Quindi praticamente si tratta di un viaggio in cui, dopo aver pedalato sui vari sentieri e pendenze, questo nostro amico Davide si butta con fa parapendio, si butta col paracadute e fa il giro e ritorna alla sua bici. Qualcosa di, davvero di incredibile. Dovrebbe essere un ragazzo di Bergamo o dintorni, comunque vive al nord, magari sarebbe bello invitarlo in studio per farlo parlare direttamente di questa sua avventura, di questa sua attività agonistica alternativa. Se avete cose da raccontare, ricordate che potete scriverci una mail a questo indirizzo: gcnitalia@globalcyclingnetwork.com. La vignetta di Andrea Gandolfo, l'avventura in gravel di Maranghe Giorgione, e pensare che sarebbe bastato un accendino. Questa è una citazione di una scena del video dell'avventura gravel, con Giorgione però che ha un moncherino, il braccio è rimasto attaccato alla bomboletta del gas. Beh, per chi ha visto il video sa di che cosa sta parlando Andrea. Ha fatto insomma una vignetta che ironizza un po' su quella situazione in cui Giorgione non aveva l'accendino e quindi non abbiamo mangiato. Diciamo che Andrea l'ha vista in maniera più tragica, insomma noi due che siamo rimasti là dispersi e siamo diventati scheletri. Carina, bravo Andrea, bravo Andrea. Andiamo adesso ai tuoi commenti. Allora, gli occhiali sono qua, i tuoi commenti, la canonica lettura di alcuni vostri commenti, iniziamo con Italia 1981. Ciao ragazzi, domanda forse ingenua. Cosa può succedere se in una gara a tappe o in linea professionistica non esistessero le squadre ed ogni ciclista fosse una squadra a sé? Tutti contro tutti. Ci sarebbero gli stessi protagonisti? Sarebbe più spettacolare o un grande caos? Sarebbe un grande caos. Sicuramente non sarebbe un ciclismo spettacolare, perché andremo ad assistere a un'anarchia totale. Difficilmente vedremo i migliori davanti a contendersi la vittoria, soprattutto nelle gare miste, classiche, ma anche nelle tappe più impegnative con arrivi in salita, perché a quel punto sarebbe davvero impossibile controllare la corsa, andrebbero magari in fuga a gruppi da 15-20 corridori, come succede poi nelle tappe dei grandi giri, però in quel caso vanno via corridori fuori classifica, in questo caso andrebbero via gente vicino ai migliori. E sicuramente non vincerebbe il più forte la maggior parte delle volte, sarebbe un ciclismo davvero ingestibile e anche inguardabile, quindi non è possibile, per fortuna. Giuseppe Fonte 91-71. Siamo davvero certi che la moto abbia favorito la maglia gialla dopo questa crono? Avete ancora tutte queste certezze? Allora, io e Moreno abbiamo parlato di tappa condizionata, tappa falsata, perché è logico che Pogacar, che è più veloce di Vingegaard, in quel momento poteva dare nuova linfa, dare energia all'azione dei due e magari battere lo sprint, quindi poteva vincere la tappa, evitando così di far rientrare Rodriguez. Quella tappa sicuramente è stata falsata, 100%. Poi il Tour de France, ovviamente no, Vingegaard ha dimostrato di essere nettamente il più forte e ha meritato il successo. Probabilmente il Tour sarebbe finito con una vittoria di tappa in più di Pogacar, ma ai fini della classifica non sarebbe cambiato nulla. Jacopo 411. Potete analizzare il movimento di Philipsen su Enkhorn nella tappa 18? Grazie. Beh, Philipsen ha fatto una cosa davvero brutta, cosa che forse si vedeva negli anni 80-90, quando c'erano i senatori, i califfi del gruppo, che cercavano di far desistere
i corridori minori nell'attaccare, perché cercavano di avere una corsa più controllata, e quindi quando la fuga era già andata nessuno poteva più scattare, si comportavano in questo modo. Il problema è che adesso ci sono le telecamere dall'inizio alla fine. Philips forse se l'è dimenticata questa cosa e ha fatto veramente un brutto gesto andando a chiudere Anchor, che voleva attaccare in salita per riportarsi sulla fuga che era davanti. Veramente un brutto gesto, e sicuramente non è un gesto da un corridore che ha vinto 4 tappe e ha vinto praticamente in maniera matematica la maglia verde. Sicuramente poteva evitarlo, però ovviamente facciamo tutti errori, sbagliamo, e Philips ha sbagliato, ha chiesto anche scusa e quindi l'abbiamo chiusa lì. Però il problema è che dopo da quel momento lì tutti speravano che vincesse Philips, mi hanno gufato in tutti i modi. Da quel giorno fino alla fine infatti non ha più vinto una tappa, nonostante comunque fosse sempre lì, perché ha fatto quarto quel giorno, quarto il giorno dopo e secondo poi sugli Champs-Élysées, beffato da Jordi Meus. E vabbè, sarà stato il karma. Giovanni Verdoni 6247. Tra di voi ballano circa, questo è il commento al video che è uscito domenica, tra l'altro un video bellissimo sul primo giro dolomitico di Giorgione. Tra di voi ballano circa 20 kg di differenza. Alan non fa fatica a stare dietro a Bramo in discesa? Io peso poco e ho sempre questo problema quando affronto le discese. O faccio più fatica che in salita oppure prendo minuti. No, in discesa, soprattutto una discesa un po' tecnica, abbiamo alla fine le stesse qualità a discesisti, non c'è tanta differenza, quindi magari uno può farla un po' più forte, può darmi qualche metro, ma in una discesa del genere, soprattutto come quella del Pordoi, è tutta tornanti, non fa la differenza con il peso, a meno che non sia una discesa completamente dritta dove facciamo andare le bici e Rambo magari mi stacca, ma sicuramente non mi darebbe mai i minuti. Tra l'altro sarebbe interessante fare un video per capire quanto conta davvero il peso in discesa. Ovviamente dobbiamo prendere due discese molto dritte e fare un po' di test, magari prima il test senza pesi aggiunti e poi io con lo stesso peso di Giorgione, insomma troviamo il modo di fare qualcosa del genere, perché credo sia molto interessante. I commenti sono finiti, mi raccomando ricordate di scrivere il vostro commento, il vostro parere, qualsiasi cosa, noi cercheremo sempre di leggere più commenti possibili. Sondaggio della settimana, torna il sondaggio in questa puntata, la domanda è: secondo te Vingegaard può migliorare ulteriormente nelle prossime stagioni? Prima opzione, sì, è ancora giovane. No, è impossibile andare più forte di così, te credo. Opzione 3, è più probabile che andrà meno forte, quindi votate. Caption Challenge, la sfida arrogante delle didascalie. Adesso mi è venuto in mente Philips, che è stato un po' arrogantello con Anchorn, molto arrogantello. La foto era quella di ragazzi Ineos, Rodriguez e Castrovieco, con le borsine di rifornimento un po' grovigliate. Allora, vince Rock Ramos. Ho visto lui che ha la mia, che ho la sua, che ha la tua, ma al tour, che ti mangi tu? Semicitazione Annalisa, la canzone tormentone dell'estate. Insomma, l'ha citata alla grande. Bravo Rock Ramos. Bella caption. Questa settimana abbiamo la foto di Vingegaard che si spruzza una bella borracciata d'acqua in faccia. Non so, qui è un po' più ricercata, dovete impegnarvi a trovare una caption divertente, però ormai siete professionisti del settore, professionisti di Caption Challenge, e quindi via con la sfida. Siamo arrivati alla conclusione di questo show numero 238. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere like e commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!